Benvenuti e benvenute in questo nuovo video. Allora, ho iniziato con uno spoiler perché vi ho fatto vedere la scatola del prodotto che proveremo oggi. Vi basta sapere che la tipologia di contenuto in quella scatola l'avete scelta voi perché avete votato su Instagram, perché ho fatto il sondaggio e voi avete scelto quale dovevo prendere. Se avete avuto la sventura di capitare per caso su questo canale, sappiate che questo è il mio Instagram. Vi faccio vedere il risultato: 35% la nera, 65% la rosa. Avete capito cos'è? Avete capito? Sì, avete capito bene. La spazzola lisciante. Dovete sapere che qualche video fa, per chi non lo sapesse ovviamente, perché chi già mi segue sa che ho provato questo prodotto qualche video fa, però sempre per le povere sventurate che sono ancora qui nel video, qualche video fa ho provato una spazzola lisciante della Rowenta e vi lascio il video giù nell'info box oppure alla fine, perché in pratica la faccio breve, mia madre me l'aveva sboroniata perché a lei non piaceva e mi ha detto provala, e avete visto che il risultato no. Dopo aver finito di registrare quel video, i capelli si erano increspati ancora di più. In realtà ci sono rimasta un po' male del fatto che quella spazzola non avesse funzionato, perché ho pensato che vabbè, i miei capelli adesso stanno crescendo tantissimo perché 2 anni fa li ho tagliati corti corti. Dopo il matrimonio, li ho tagliati cortissimi per me, per quanto riguarda me, perché io li ho portati sempre lunghi e dopo 2 anni sono arrivati finalmente alla mia lunghezza. Però l'anno scorso, d'estate, non avevo problemi perché io l'anno scorso, da aprile fino alla fine di agosto, avevo una permanente addosso e quindi ero più riccia di una pecora sarda. Regia, hai finito di prendermi per il... Lavavo i capelli, li asciugavo e via, pronta. Adesso che il mio capello è di una forma indefinita per il cosmo, perché non è né liscio né riccio, ma è un mosso che con una pettinata si toglie subito, quindi la situazione è un po' problematica. La piastra d'estate, che non uso io non uso la piastra d'estate da 2 anni, mi sono chiesta come faccio a dare la piega a questo capello? Ho deciso di fare qualche ricerca perché quella spazzola aveva dei limiti. Quindi ho cominciato a fare qualche ricerca su internet e ho cominciato a vedere vari modelli di spazzole liscianti, se davvero erano tutte come quella, cioè che non ne valeva proprio la pena, oppure se c'era qualche modello migliore che comunque fosse un po' più potente. Come sempre vado a cioè parto da lontano ma vado a finire sempre lì, non so com'è. Sono andata su Amazon e ero indecisa fra 2 spazzole, ero indecisa fra la Uspicy e quella che poi ho preso, che poi è questa. Però questa qui, che poi ho deciso di acquistare, quando l'ho acquistata io, pensando che fosse il suo prezzo originale, l'ho pagata 21 euro questa rosa, mentre la nera veniva 1 euro in più quando l'ho acquistata io. Adesso ho notato che i prezzi sono cambiati su Amazon, perché su Amazon, non so se lo sapete, su Amazon i prezzi variano molto in base alle ore, alle giornate, non so per quale cavolo di algoritmo su Amazon cambiano sempre i prezzi. E quindi con sorpresa l'altro giorno ho visto che questa qui veniva non più 21 ma 24, e la nera, che poi sono praticamente identiche, cambia solo il colore, da 22 stava 29. Non mi andava di spenderne 30 perché l'altra su cui ero indecisa era la Uspicy, perché quella di mia madre, quella della Rowenta, mia madre la pagò 30 euro in offerta ed era una cagata, avete visto. Io ho cercato di scegliere un modello con delle caratteristiche simili a quelle un po' più costose, che però venisse di meno. Alla fine ho deciso di prendere questa, e il colore l'avete scelto voi. La marca della spazzola è Miro Pure. Apriamola. Io non l'ho provata ancora, la provo oggi con voi. All'interno carte, qui c'è la presa, qui c'è la custodia della spazzola, dove all'interno c'è la spazzola,
invece un guanto di protezione, perché ho visto che mi sono vista qualche video recensione in giro e ho visto che alcune mettono questo guanto per non bruciarsi, ma io non lo metterò, voglio essere temeraria. Ah, qui c'è pure un libretto di istruzioni, c'è anche in italiano, però a me non interessa. Eccola lei, questa è la spazzola. Dietro c'è il logo, ovviamente questa è plastica, però sembra plastica ben assestata, non sembra una cineseria. La spazzola è bella pesante, quindi non è un giocattolino. Qui c'è, non so che cos'è, serve forse per, deve essere una presa antiscivolo. E qui davanti abbiamo i comandi, qui c'è il tasto di accensione, sì, qui c'è il tasto meno, il tasto più, e questi sono, e praticamente questa è la spazzola. Qui ci sono dei dentini semirigidi e qui al centro ci sono dei dentini molto più doppi e spessi, però completamente rigidi. Questa è una spazzola agli ioni, come l'altra, infatti gli ioni dovrebbero uscire da queste due fessure. Adesso la metto un attimo via perché ho lavato i capelli, perché questa si utilizza a capelli asciutti, questa è un sostituto della piastra, non è una spazzola che asciuga e liscia, è una spazzola che liscia a capello asciutto. Quindi adesso vado ad asciugare i capelli, li pettino. Torno qui e proviamo questa spazzola. Ci vediamo dopo. Wow. Eccomi tornata. Allora, proviamo questa spazzola. Io non vedo l'ora. Il cavo girevole è per poterla appendere. Allora, attacchiamo. Allora, qui c'è un LED che lampeggia. Oddio. Allora, qui c'è un LED che lampeggia, però non si vede. Un attimo, che ovviamo subito al problema. Aiuto. Allora, qui c'è un LED che dice off. Accendiamo. Ok, adesso c'è la temperatura. Io la voglio mettere al massimo perché quella dell'altra volta non aveva la spazzola dell'altra volta non aveva la temperatura regolabile, ma aveva una temperatura fissa a 210 gradi, aveva soltanto il tasto di accensione, mentre questa ha la temperatura regolabile che è 230 gradi. Già si è scaldata, cioè è già arrivata a temperatura, perché quando la temperatura si ferma, il contatore della temperatura si ferma, significa che è già arrivata a temperatura. Comunque è già arrivata a temperatura, vabbè. Ok, allora faccio come l'altra volta, proviamo prima su una ciocca e poi faccio tutti i capelli insieme. Adesso isoliamo una ciocca per... Cos'è questo obbrobrio? Ho voluto dare una seconda possibilità a questo strumento perché secondo me d'estate, o comunque se si va di fretta, è utilissimo. E anche io vorrei cercare di eliminare la piastra, anche se la uso poco, vorrei cercare di eliminarla, perché anche sia per il fatto... Oggi va così, lasciamo perdere. Allora, se guardo di qua perché c'è lo specchio, raga, Allora, ok, la spazzola ha lisciato perfettamente, direi, vedete, ha lisciato perfettamente la ciocca, però siccome ha fatto la stessa cosa anche l'altra spazzola, quando ho isolato la ciocca stava benissimo, poi dopo è uscito quello che è uscito, adesso sciolgo i capelli e procedo a fare tutta la capigliatura. Oddio, sto scendendo.
Comunque queste sono molto... Oddio! Sì! Guardate! Cioè, guardate la parte dietro. Guardate la parte avanti. Ho indovinato il prodotto. Adesso faccio la prima metà. E poi la mettiamo a confronto con l'altra metà, che è questa. Cioè, raga, oddio! Ha lisciato, guardate! Ha lisciato perfettamente i capelli con una passata! Ecco, adesso non sfrivola più. Non so perché. Adesso... No, vabbè. Non c'è crespo, c'è proprio un liscio proprio di quelli tranquilli, guardate. Guardate la differenza. Allora, lascio un attimo la spazzola. Questa è la prima metà. Crespo zero. Spero che si veda. E questi sono, vabbè, i miei capelli pettinati al naturale. Quindi, crespi, gonfini. Adesso faccio l'altra metà. No, è andata via la luce! No! È andata via la luce! No! Scusate ragazze, devo interrompere innecessariamente il video. Vuoi vedere che è stata colpa della spazzola? Se tutto il quartiere è rimasto senza luce. Aiuto! E luce fu, è tornata la luce finalmente! È mancata la luce 10 minuti. Io sono stata 10 minuti in bagno così. La spazzola l'ho staccata subito dopo il blackout, perché tanto alla fine io la stavo passando giusto così, perché mi stava piacendo pettinarmi, non mi serve più. Quindi i capelli sono assolutamente lisci e non sono crespi come invece ha fatto l'altra spazzola. Questo uno. Due. Adesso vi faccio vedere dietro. Tre. Vedete questo? Vedete il risultato dell'altra volta? Bisogna precisare che non dà l'effetto liscio spaghetto come la piastra, ma lascia un bel effetto di capello ordinato, quindi leggermente vaporoso. Per me va benissimo. Ora che ho scoperto questa, la piastra la metterò da parte. Se volete uno strumento che vi ordini i capelli in modo veloce e facile e soprattutto non li rovini come li rovina la piastra, sì, io questa ve la consiglio, questa sì, quell'altra ovviamente no. E niente, questo è quanto. Fatemi sapere sotto nei commenti se vi è piaciuto questo test e che cosa ne pensate della piega. Il video è terminato, spero che vi sia stato utile e che vi abbia tenuto un po' di compagnia. Se siete arrivati fino a questo punto, grazie per avermi dedicato il vostro tempo. Nei prossimi video vorrei provare a sperimentare qualcosa con il make up, ora è soltanto un'idea, comunque penso che i prossimi video saranno dei video sul make up. Ci vediamo alla prossima, ciao!